pari amaro per lo Sporting Trecastagni che non va oltre l'1-1 contro un modesto ma concreto Vittoria. Un punto dopo 4 sconfitte consecutive e tanto rammarico. Il successo che manca da un mese è figlio, oltre che di qualche discutibile decisione arbitrale, anche e soprattutto dell'imprecisione, senza dimenticare la scarsa forma di qualche calciatore. Su una lunga punizione di Luca, Murabito colpisce di testa senza la giusta cattiveria sotto porta al quarto d'ora. Poi, al minuto 38, col Vittoria arroccato nella propria tre quarti e mai in evidenza per tutto l'arco del primo tempo, Pavone dal limite sferra un destro non irresistibile ma abbastanza incisivo per piegare le mani dell'incerto Marino. Sin qui un primo tempo avaro di emozioni. Nella ripresa gli ospiti reagiscono, lo Sporting ha il demerito di arretrare e provare a difendere il minimo vantaggio e i primi rischi si corrono dopo 10 minuti, fuori misura la conclusione di Cosentino. In contropiede la triangolazione tra Pavone e Inzerra, pochissimi palloni giocati oggi dall'ariete gialloblu che dopo l'infortunio alla caviglia sembra lontano dall'aver recuperato la piena forma, trova l'opposizione del portiere Ibleo al momento del tiro, il quale sceglie ottimamente il tempo per sbarrare la strada alla possibile doppietta del numero 8 Etneo. Sull'altro fronte è Gurrieri a mettere i brividi agli avversari con una punizione che sibila il palo. Al 20° il dirigente accompagnatore Daniele Sozzi viene espulso in maniera discutibile dall'arbitro Orlandi di Siracusa, al termine di una discussione, se mai ce ne fosse stata, tutt'altro che accesa nel momento di effettuare un doppio cambio. Tra lo stupore, Sozzi finisce anzitempo negli spogliatoi e Torrisi finalmente può dare il via alle sostituzioni che cambiano quasi radicalmente l'attacco. Dentro Idrisu per Inzerra e De Luca per Romano. L'ennesima incertezza tra i pali di questa stagione regala alla Vittoria il pari nel modo forse meno atteso della domenica. Cross alto da destra, uscita a vuoto di Alessandro Pappalardo e per Ellis Saui è sin troppo facile depositare in rete il pallone dell'1-1. Andrea Pappalardo poi rileva Aniello alla mezz'ora. Cambia qualcosa in mezzo al campo, ma la successiva espulsione di Pavone, reo di un fallo di reazione nei confronti del neo entrato giudice, al quale Orlandi commina una semplice ammonizione ed esplodono le proteste del Trecastagni, riduce i padroni di casa in inferiorità numerica. Lo Sporting è artefice del proprio destino a 5 minuti dalla fine. De Luca si invola da sinistra in aria e viene travolto quasi sulla linea dell'out. E calcio di rigore. Il Vittoria rimane in 10 per l'espulsione di Rotondo, causa proteste. Poi Orlandi innervosisce ancora di più il gialloblu per via di una ammonizione a Federico Luca, reo di aver cambiato la maglia ridotta malamente tra pioggia e strattoni. Pesante sanzione che squalificherà il fantasista in quanto già diffidato. Finalmente si può eseguire la massima punizione dal dischetto, capitan Gigi Murabito. Tiro e pallone alle stelle e addio ai tre punti. Poi Idrisu serve Sinito che non ha più la forza sulle gambe per imprimere al pallone la giusta potenza. Marino ringrazia e il Vittoria dall'altra parte sogna pure il colpaccio. Leone però angola troppo la mira e la battaglia finisce 1-1. Il digiuno di successi si allunga per lo Sporting Trecastagni, impantanato in una posizione di classifica che all'apparenza non dovrebbe far suonare campanelli d'allarme, ma va al più presto rimpinguata. L'impianto è tanto, il rammarico è tanto, soprattutto per non aver chiuso la gara quando era giusto chiuderla e aver regalato 15-20 minuti del secondo tempo al Vittoria. E oggi io ho visto un primo tempo, una squadra che ha giocato a livelli altissimi, ha dato tanto, ha lottato su ogni pallone, siamo stati anche bravi a cercare di recuperare facendo possesso palle in una fase di partita per cercare di addormentarlo, tutto andava bene. Abbiamo sfiorato più volte il raddoppio, penso i primi 45 minuti si sono chiusi con una sola squadra però del campo noi. Secondo tempo forse ci siamo un po' imborghesiti, un quarto d'ora e 20 minuti, pensavamo ormai che la partita si è messa sul giusto binario e quindi magari era impensabile. Poi prendiamo un gol su palla inattiva e alla fine, nonostante i 10 uomini dopo l'espulsione di Pavone, abbiamo sbagliato il rigore, si è inito dopo la palla del 2-1, tante altre ancora occasioni, però si continua a realizzare il 10% delle occasioni da gol fatte. Sul gol subito cosa possiamo dire?
sciagurata uscita del portiere, o meglio non colpevolizzarlo. Ma guarda, sul gol subito non possiamo. Quello che è evidente, è successo qualcosa, qualche incidente da parte di qualcuno, però non è questo il problema del gol subito. Il problema, ti ripeto, è, non mi ricordo oltre il gol su questo cross, su pallina attiva, altre azioni degnitano del Vittoria, se non una poi il 90° in contropiede, che poteva anche farci male. Siamo sempre lì, 90 minuti, noi attacchiamo, creiamo tanto. Concediamo una palla e prendiamo gol, per ora sta andando così, non ho altre parole, sono veramente molto amareggiato oggi, anche per i ragazzi stesso, perché oggi sono stati veramente bravi, abbiamo fatto una gran bella partita. Purtroppo, E il nervosismo? nervosismo, penso che oggi, a prescindere dalla nostra poca esperienza, perché siamo caduti nel loro tranello, però voglio dire, ragazzi, credetemi, è difficile, oggi l'arbitro secondo me era troppo scadente, troppo, 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 però che dirti? Pazienza, è riuscito a fare saltare le righe, perché poi penso che una squadra che sta vincendo non ha motivo di nervosissima per assoluto, anzi. Però lui dal primo tempo ha avuto un giudizio, secondo me, un metro di giudizio troppo, diciamo, non severo, e quindi non ammonendo dall'inizio, poi alla fine si è fatto prendere un po' la mano. Eravamo arrivati al punto che veramente gli chiamava, aveva un sacco di ammunizione noi. Purtroppo oggi l'arbitro secondo me è stato fondamentale in questa partita, è negativo per entrambe le squadre magari, però penso più che altro per noi. Sì, trasferta di Noto, un'altra trasferta difficile, impegnativa, un altro scontro diretto. Purtroppo bisogna lavorare da martedì, lavorare sugli errori, che sono stati oggi anche purtroppo fatali, e pensare che dobbiamo cercare di, già da domenica, cercare di riprendere queste vittorie che adesso è da un bel po' che manca. Però ti ripeto, purtroppo per ora, secondo me, non sta girando niente a nostro favore. Anche oggi, 2 volte concediamo una palla e prendiamo gol, e noi purtroppo non riusciamo a fare gol più neanche sul calcio di rigore. Pazienza. Imbocchiamoci le maniche, ancora il campionato è lungo, abbiamo tante partite che ci possono dare la possibilità di metterci, di riuscire da questa zona di classifica che secondo noi, secondo me soprattutto, non compete a questa squadra. E pazienza, iniziamo a lavorare da martedì e andiamo a pensare subito a questa trasferta di Noto. Ma che ci siano arbitraggi mediocri ormai non ci meravigliamo più, ma dare soltanto la colpa all'arbitraggio sarebbe scadente. In fondo abbiamo avuto l'opportunità di poter segnare con un calcio di rigore meritatissimo e anche alla fine un'altra occasione di Sinito e purtroppo il portiere ha parato. Quindi la mia colpa è rivolta a noi stessi, non certo alle pecche dell'arbitro. L'arbitraggio è stato scadente nel modo, diciamo, comportamentale con i giocatori, con i dirigenti stessi. Ha ammonito Federico Luca perché aveva la maglietta strappata e inzuppata d'acqua che non si poteva. E l'ha semplicemente cambiata e l'ha ammonito, cosa che invece avrebbe dovuto interrompere lui il gioco accorgendosene che la maglietta era strappata e quindi andava sostituita secondo il regolamento. Protagonismi di questo tipo danneggiano le partite perché non ha senso interrompere le 2 sostituzioni nostre dicendo, che si è sentito anche dalla tribuna, ora le sostituzioni si fanno quando le decido io, sono delle cose, delle frasi che alimentano e agitano, ecco perché a fine partita magari poi c'è stato un po' di marasma generale, nel quale abbiamo sempre cercato di sedare gli anime e basta, dicono, e ci limitiamo a questo. Purtroppo la federazione esige da noi tanti soldi per le iscrizioni, eccetera, più volte ci lamentiamo, ma alla fine gli arbitraggi sono sempre le stesse cose. Comunque, bisognerebbe aiutarli a migliorare le loro prestazioni, così come noi miglioriamo la qualità dei nostri giocatori.
L'espulsione di Pavone, come l'ha vista, si sente un po' di condannare il giocatore per fallo di reazione, a parte la decisione dell'arbitro che poi invece ha ammonito solamente il giocatore. Ma prima di questo scontro Luca ha subito tre falli uno dietro l'altro veramente cattivi, ma cattivi dall'espulsione diretta, dal rosso diretto, e lo abbiamo visto a stento ammonito il giocatore. Quindi non voglio stare qui a parlare soltanto dell'arbitraggio. Per me andavano nella confusione, nel dubbio andavano espulsi entrambi, perché prima uno ha messo le mani addosso e poi, per non parlare poi che nel finale queste scene di certi giocatori che si lasciano andare, il nostro allenatore è stato colpito in pieno volto per sedare un attimo gli animi fra i giocatori, e non sono cose belle queste. Ci auguriamo che non ci siano sanzioni da parte della giustizia sportiva, questo lo sapremo ovviamente. Ma le sanzioni arrivano perché Federico Luca era diffidato, e per aver sostituito una maglietta strappata e impregnata d'acqua a non finire. Non dimentichiamo che fino a quel momento c'è stato un acquazzone terribile, quindi non credo che sia una mancanza tale da doversi. Poi non è uscito dal campo, non immediatamente l'ha sostituita. Comunque io preferisco parlare della partita, che secondo me ha espresso degli ottimi valori in campo da entrambe le parti. Loro puntavano esclusivamente a difendersi e alla fine abbiamo corso anche il rischio di subire all'ultimo secondo un gol sicuramente immeritato. Ripeto, il pari lo trovo molto molto a favore loro che a favore nostro, perché il calcio di rigore andava eseguito con una determinazione diversa, e purtroppo è la seconda volta che... Mancanza di concentrazione. Ma io credo che l'esperienza di Gigi doveva far prevalere un tiro rasoterra secco, scegliendo un lato. Da vecchio calciatore io avrei fatto questo, non certo un cucchiaio mal riuscito che non si è capito che cosa volesse essere. Comunque non gli possiamo addossare soltanto la colpa, ma le vittorie si hanno quando si mette il pallone dentro. 12 punti in classifica, una classifica che vede le ultime sempre rimanere in quelle posizioni deficitarie. Lo Sporting Trecastagni comunque continua a difendersi e tutto sommato è ancora sulla strada giusta per la tranquilla permanenza. Beh, siamo in un centro classifica dove le future quattro partite che ci rimangono sono tutte con squadre che sono al di sotto di noi, quindi dovremmo non perderne assolutamente nessuna per mantenere la nostra media di centro classifica. È evidente che il calcio è bizzarro come oggi, insomma, i tre punti erano lì a portata di 11 metri e si è sbagliato. Lei si sente di dare qualche anticipazione sul mercato dicembrino? Ma noi altri sicuramente ci rafforzeremo in difesa, perché abbiamo bisogno di un altro centrale in modo da consentire a Papotto di giocare nel suo ruolo naturale, e quindi con una punta magari anche in più, sicuramente saranno della partita sia Sebastiano Russo che oggi abbiamo visto in tribuna, si sta già allenando. Si sta allenando già da 15 giorni con noi altri, insieme a Finocchiaro, che è un altro buon elemento che sicuramente, se non ci sono problemi, faranno parte a dicembre della nostra compagine. Diamo notizie su un aggiornamento per quanto riguarda l'affidamento del campo alla Carlina, allo Sporting Trecastagni. Ma noi 2 settimane fa abbiamo presentato il progetto preliminare di come modificare, ristrutturare e ampliare, diciamo, le zone dello stadio alla Carlina. Ancora dal comune non abbiamo avuto alcuna risposta, ne siamo stati convocati, c'è stato un incontro informale con l'assessore, trovato, il quale ci ha garantito che a giorni saremo chiamati insieme al funzionario del comune, al tecnico comunale,
per esaminarlo e vedere se è meritevole di essere accettato, e quindi a presto speriamo di poter realizzare questa struttura al meglio di quello che è attualmente, perché già facciamo dei grossi sacrifici a tenerlo in queste condizioni. Immaginiamolo, diciamo, con altri due campi in sintetico, la palestra funzionante e quant'altro possa occorrere per l'ampliamento degli spogliatoi e tutto insieme, la pista di atletica. Potrebbe diventare una vera polisportiva? Diventerebbe una polisportiva dove tutti i cittadini di Trecastagni e anche di altri paesi limitrofi potrebbero usufruirne a pieno vantaggio, in modo tale che il campo possa veramente soddisfare le esigenze di questi 3-4 comuni che sono carenti di strutture sportive serie. Amedeo De Luca, tanta volontà, un calcio di rigore fallito, è un periodo che gira veramente male per lo Sporting Trecastagni, però vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno, almeno avete interrotto la striscia negativa. Beh sì, l'importante io credo che era questo, perché comunque nonostante le nostre grandi prestazioni non eravamo stati rivocati con i punti, però insieme al mister quando lavoriamo durante la settimana stiamo comunque notando che stiamo sempre migliorando, il nostro gioco va sempre meglio e ci mancavano solo i punti, anche se non è una vittoria, quindi non abbiamo fatto il massimo di quello che si poteva fare e abbiamo ottenuto un punto che comunque credo sia importante per ricominciare. Hai dato un grande contributo nell'episodio del calcio di rigore procurato. Sì, io ho provato un po' a fare quello che si poteva fare, un po' quello che mi riesce meglio, andare a girarmi con velocità e andare, e mi ha atterrato, quindi comunque il rigore c'era, poi Gigi ovviamente il capitano non è stato molto, molto fortunato, anche perché il campo non era in ottime condizioni e c'era una pozzanghera proprio lì dove c'è il dischetto, quindi magari potevamo anche essere un po' più fortunati, ma ci speriamo. Una domanda sulla trasferta con la Rinascita Anetina, in particolare se pensi di essere pronto per giocare da titolare. Beh, io credo che nelle due partite in cui mi ha chiamato il mister a giocare da titolare abbia dato il massimo e comunque credo di aver giocato piuttosto bene per quello che potevo dare alla squadra, anche se poi comunque è arrivata la sconfitta, quindi in queste due partite non si può dire di aver giocato benissimo nessuno, quindi compreso io, però comunque credo che annoto durante la settimana lavoreremo, il mister è il primo che preparerà questa partita per andare a fare lì una guerra, due squadre che hanno voglia comunque che devono portare i punti a casa, ma credo che noi saremo appunto, riusciremo a spuntarla per quello che abbiamo fatto oggi e per quello che potremo fare.